Con la fognatura pluviale voi vi trovate anche un altro problema. Come funziona la gravità, voi scavate e andate sempre più in giù. Dove recapitate l'acqua che voi man mano raccogliete con la fognatura? La recapitate, abbiamo detto all'inizio, su un corpo idrico recettore, cioè un fiume, un lago, un mare. Però se voi scavate, scavando sempre più profondità, voi arrivate in prossimità di questo fiume, di questo mare, di questo lago in profondità, penso che perlomeno 3, 4, 5 metri più sotto del livello del punto in cui dovete scaricare tutto quanto. Quindi avete bisogno di sollevare, si dice, le acque, non come Mosè che le ha aperte, le dovete sollevare e recapitare al corpo idrico, superficiale. Per far questo, l'unico modo di farlo è usare delle pompe. Non approfondirò molto il tema, però alcuni elementi ve li dico. Questa per esempio è una pompa. Vedete, là c'è il corpo motore, in questo caso c'è una presa, vi vedete se essere che è separata dal corpo motore, quindi questa è una pompa che ha il corpo di una costruzione generalmente fuori e poi la presa che ovviamente è all'interno dell'acqua che deve essere pompata. Poi qui ci sono in questo caso 5 serbatoi che ciascuno con un livello diverso che la pompa deve, o il sistema di pompe deve funzionare. Questo per esempio è uno schema molto semplificato di un impianto di pompaggio. Qual è il problema che noi ci dobbiamo porre? Noi siamo in profondità, dobbiamo recapitare la nostra acqua un certa quantità di metri più in alto. Questa si chiama prevalenza geodetica. In generale la quantità, l'altezza a cui si deve sollevare l'acqua si chiama prevalenza della pompa. In realtà nel momento in cui voi mettete in moto la pompa evidentemente consuma, ha una certa energia cinetica, quindi oltre alla prevalenza geodetica voi dovete fornire, se volete produrre una portata, dovete fornire una certa velocità all'acqua che evidentemente va computata nel carico energetico. Quindi oltre alla prevalenza geodetica voi dovete mettere anche una certa portata. In termini di energia, l'energia cinetica va con il quadrato della portata, o meglio con il quadrato della velocità. Per cui avete il solito termine, vedete, V quadro diviso 2G che dovete fornire. Lì avete potete avere anche una pressione in entrata, una pressione in uscita. In questo caso avreste anche il terzo termine P su gamma da considerare tra i due punti. Quindi qui avete un tubo in aspirazione della corrente che ha una certa quota, avete un tubo di mandata che ha una certa altra quota. La differenza fra i due è la prevalenza geodetica. L'acqua qui ha una pressione, quindi ha un'altra, e ci sono i due termini P su gamma e poi ci sono i due termini relativi V quadro diviso 2G che fanno il calcolo dell'energia del sistema. Quindi voi dovete fornire una prevalenza, e quando in generale io dico dovete fornire una prevalenza, questa è la differenza fra il carico idraulico qui e il carico idraulico all'aspirazione. Nulla che voi già non sappiate. In realtà ci sono due termini in più di cui dovremmo tener conto e vediamo come tener conto. Uno sono le dissipazioni, cioè la pompa non è una macchina perfetta, quindi non è che io gli fornisco dell'energia e tutta l'energia che io gli fornisco si trasforma in prevalenza del tipo dell'acqua. Il fatto dell'energia viene dissipata in calore, quindi bisognerà andare a valutare come sono le dissipazioni di energia quando metto
cioè la pompa in funzione. In linea di massima vi anticipo che anche queste vanno con il quadrato della velocità e quindi ho delle dissipazioni che poi quelle vengono fornite comunque dal costruttore della fonte, di cui dovremmo tener conto. Un'altra cosa di cui dobbiamo tener conto è del fatto che l'acqua potrebbe per esempio essere calda o fredda. Cosa significa? Se l'acqua è fredda, noi possiamo generalmente trascurare una quantità che si chiama pressione di vapore, che praticamente è la pressione che ha il vapore quando è disciolto all'interno dell'acqua. O se preferite, è la pressione del vapore in equilibrio con la superficie liquida dell'acqua nell'atmosfera. Si chiama pressione di vapore o anche tensione di vapore. In particolare quando l'acqua è a 100 gradi centigradi, la pressione di vapore è pari ad un'atmosfera e in quel caso c'è un termine, quindi la pressione di vapore è ad un'atmosfera. Che cosa qual è l'effetto del fatto che la pressione di vapore in quel caso sia un'atmosfera? L'acqua, diciamo, bolle, no? Questo significa che si formano delle bolle di vapore d'acqua all'interno del nostro sistema. Queste non sono propriamente liquide, e queste bolle vanno ad ostruire, ad ostacolare il passaggio dell'acqua liquida. Ora voi quindi vi dovete curare, oltre ai termini che vi ho elencato, oltre al carico nella ridistribuzione dei termini dell'energia P su gamma, un quadro su 2G è carico geodetico, per caso la pressione P non scenda al di sotto della tensione di vapore, perché se scendesse al di sotto della tensione di vapore si formerebbero delle bolle all'interno del vostro liquido e si avrebbe quel fenomeno che si chiama cavitazione. Le bolle sono una cosa distruttiva. Negli impianti che tendono a confinare il plasma per costruire la fusione nucleare, alcuni sistemi usano proprio le bolle, perché sono dei sistemi, queste bolle hanno un'energia quando scoppiano che è molto elevata. Se voi fate funzionare una pompa o un sistema idraulico producendo cavitazione, questo sistema idraulico non ha una vita lunga, si rompe, perché le bolle sono depositarie, diciamo, di un'energia molto concentrata e molto intensa. Quindi ci dovremmo curare anche di questo elemento. Comunque andiamo a vedere tutte queste cose una alla volta. Allora abbiamo detto, per esempio qui abbiamo due serbatoi, c'è una differenza tra i livelli dei due serbatoi, la differenza tra i due livelli si chiama prevalenza geodetica. Quindi noi dobbiamo fornire l'H geodetico. Poi abbiamo delle perdite nel nostro sistema, che sono perdite distribuite a perdite localizzate. Voi studiando meccanica dei fluidi avete visto entrambe questo tipo di perdite, e hanno una caratteristica in comune: dipendono dal quadrato della portata o dal quadrato della velocità, perché il moto è turbolento, le dissipazioni sono di questo tipo. Tutto qua. Qui vengono messi due coefficienti alfa e beta che dopo bisognerà andare a stabilire. In questo caso, essendo un dispositivo abbastanza complesso, in particolare se fosse probabilmente qui con i due serbatoi e i tubi, un po' sapremmo anche dare delle espressioni per alfa e beta, ma in questo caso abbiamo un dispositivo complicato che è la pompa. Questa pompa ha delle dissipazioni interne che vengono date dal costruttore. In sostanza però la prevalenza che noi dobbiamo fornire nel sollevare l'acqua da qui a qui ha sempre questa forma qua, che la portata in un grafico è questa. Man mano che aumento la portata c'è una parabola che sale, devo fornire più prevalenza. Questo tipo di curva si chiama curva dell'impianto.
o curva caratteristica dell'impianto. Abbiamo poi nel dettaglio la pompa che c'è lì, che deve pompare. Ci esistono pompe di tanti tipi, esistono pompe assiali, per esempio, come le eliche, esistono pompe centrifughe, esistono pompe volumetriche. Ciascuna di queste pompe in particolare, noi faremo riferimento a pompe centrifughe. In questa pompa centrifuga l'acqua arriva dalla direzione destra del grafico, va dentro nel centro, ci sono le palette che girano, vedete bene dove sono messe le frecce, l'inflessione nella direzione del moto, queste spostano l'acqua che mandano via lateralmente, e questa è infatti una pompa centrifuga a flusso radiale, vedete discharge che va via dall'altra parte. E noi useremo pompe centrifughe. Qui c'è un'altra rappresentazione diversa, un po' più tecnica, neanche tanto, sempre dello stesso problema. Ovvio che qui c'è la parte idraulica, questa è la mandata, questo è il condotto di aspirazione, che tra l'altro è messa nella direzione giusta con cui di solito vengono usate. Sopra c'è un motore. Questa sezione qui è la sezione di una pompa, per come è costruita, lo si può già dire, una pompa sommergibile, una pompa sommersa, che può essere usata, cioè mettendola dentro nell'acqua. Fino a 50 anni fa, fino al 1948, fino a, diciamo, 70 anni fa, tendo a dire 50, non sono 70, fino a 70 anni fa questo tipo di pompe non si sapeva bene costruirle, perché bisognava costruire tutta la parte elettrica che sta sopra, che sia completamente impermeabile e dopo immergerla nell'acqua. Comunque adesso invece questa è una tecnologia estremamente consolidata e useremo quindi pompe centrifughe sommerse. Quanto grandi sono queste pompe? Da poche decine di centimetri fino a metri. Quella che si vedeva nella slide iniziale, c'erano pompe che si confrontavano con le finestre, sono alte un paio di metri. Ok. Beh, la pompa c'è una potenza quanta? Gamma Q per H, che è l'altezza, il carico idraulico che deve fornire. La pompa non ha un rendimento perfetto, ha delle dissipazioni che possono essere suddivise in varie parti, ma che in particolare si inglobano tutte in un coefficiente eta, qui, che si chiama rendimento totale. E a sua volta la potenza ceduta, che è gamma HQ, è uguale alla potenza assorbita dalla macchina per il rendimento, per definizione. È chiaro che noi, il costruttore, quando aziona una pompa, sa misurare la potenza assorbita dalla macchina, sa valutare gamma per Q per H, e quindi è in grado di calcolare per le varie Q e per le varie H, quindi costruire dei diagrammi in cui c'è Q e H, sa valutare il rendimento della pompa dal punto di vista sperimentale. E in effetti noi abbiamo, il costruttore vi dà una curva, vi dà non solo la curva del rendimento, che è quella che compare in centro, in cui abbiamo in ascisse la portata fornita, in ordinate abbiamo il rendimento in questo caso, in questo caso percentuale, come vedete qui c'è una portata tipica per cui il rendimento di questa pompa è il massimo. Fra 50, 60, 70, 80, circa 80 metri cubi all'ora, non al secondo, 80 metri cubi al secondo. È il fiume Adige.
Vedete che c'è anche una caratteristica, una funzione caratteristica della pompa. Da prima avevamo visto la funzione caratteristica dell'impianto, che era una curva di tipo parabolico che andava verso l'alto. Invece una pompa, quando funziona, in realtà con il sistema di funzionamento, a seconda del tipo di pompa, ha in genere sa dare una prevalenza tanto più piccola quanto più grande è la portata che deve fornire. L'andamento è sempre di tipo parabolico, però in questo caso non rivolto verso l'alto, rivolto verso il basso. E vedete il primo grafico che vedete in alto. Per esempio, nel punto di massimo rendimento, qui che abbiamo detto adesso dei 90 metri cubi all'ora, qui questa pompa dà una prevalenza di 70 metri e una portata, la portata è quella che è, dà una prevalenza di 70 metri. Poi potremmo usarla fuori rendimento, in questo caso darebbe 60 metri di prevalenza con portate maggiori. Dopo le pompe sono anche più complicate, nel senso che qui una curva caratteristica di quella pompa lì presume, per esempio, che se fosse una pompa centrifuga, che la velocità centrifuga fosse costante, mentre in realtà voi sapete che queste velocità si possono variare nel corso del tempo. Sotto c'è anche la curva della potenza assorbita. I vari costruttori, quindi, nel loro catalogo hanno dei grafici di questo tipo, in cui hanno in ascisse le portate, in ordinate le prevalenze che voi volete produrre. Qui in particolare vedete che le pompe a elica sono quelle che formano, che danno, in questo sono in litri al minuto, le portate più alte, però le prevalenze più basse. Generalmente le pompe centrifughe di cui vi parlavo prima sono poste in questo elemento. Si possono poi accoppiare in vari modi le pompe centrifughe, vedremo anche qualcosa, le pompe in serie e in parallelo, in questo caso multistadio in serie, per ottenere prevalenze più alte. Se io non ho una pompa così potente da superare una certa prevalenza, cosa faccio? Ne metto due in serie. Prima pompo, potrei farlo anche separatamente, lo posso anche proprio fisicamente mettere proprio una attaccata all'altra e pompare più in alto. Quindi voi vi dovete confrontare innanzitutto cosa? Dovete arrivare alla vostra progettazione della fornitura, nel momento in cui arrivate l'impianto di sollevamento, voi avete che cosa? Avete la portata massima che esce dalla vostra fognatura, che per esempio potrà essere, che ne so, 50.000 litri al minuto, cioè voi sarete nell'ordine di metri cubi al secondo, quindi litri al minuto bisogna dividere per 60, sarebbero 500 litri al secondo, siete, che sarebbe mezzo metro cubo, siete in questa parte qua più bassa. In realtà non è detto che voi dobbiate usare una singola pompa. Chi ve l'ha detto che dovete usare una singola pompa? Per esempio, se dovete pompare più acqua, potete mettere tante pompe a lavorare contemporaneamente. Quindi, invece, se dovete spostare, non so, 2 metri cubi al secondo, potete usare 4 pompe da 500 litri al secondo che funzionino in contemporanea. Abbiamo visto che abbiamo una curva che va in su e una curva che va in giù. In particolare abbiamo una curva dell'impianto, che è quella che vi avevo messo prima, la curva delle pompe, che è una di queste che vi è data dal costruttore. L'incrocio delle due curve si chiama punto di funzionamento del vostro sistema. Per esempio, qui il solito disegno di due serbatoi,
E vedete, avete la curva della pompa, che è quella che ha la concavità rivolta verso il basso, e la curva dell'impianto, che è quella che ha la concavità verso l'alto. Questo sistema, le due curve si incrociano qui, questo è il punto di funzionamento. Il vostro sistema, che è l'insieme di quanto fa la pompa e l'insieme di quello che del sistema idraulico che state costruendo, avrà questa portata e questa prevalenza. Quindi in realtà quando vi ho detto voi dovete portare via 5 pompe, dovete portare via 2 metri cubi al secondo, avete delle pompe da 500 litri al secondo, dovete mettere 4 pompe da 500 litri. In realtà dovete prima, per ciascuna delle pompe, dovete disegnare un diagramma di questo tipo e vedere come avviene il punto di funzionamento, perché questo che vi dà il carico che voi dovete fornire e vi dà anche la portata che dovete fornire. Fin qui niente, cioè se dovessimo realmente cercare il punto di funzionamento sarebbe un po' problematico, nel senso che trovare esattamente il punto dobbiamo risolvere un sistema di qualche tipo e troveremo un valore non particolarmente interessante. In realtà, come vedete qui, le pompe non hanno un vero e proprio curva della pompa, ma c'è tutta una fascia di una fascia di valori portata e prevalenza che le pompe forniscono. Quindi in realtà noi non dobbiamo poi incrociare, otteniamo, se qui mettiamo la nostra curva dell'impianto, la nostra curva dell'impianto sarà una curva così, e probabilmente ne avremo una seconda curva, diciamo, che rappresenta la possibilità di variazione, quindi andiamo a selezionare una regione dello spazio, non un singolo punto. Quindi curva dell'impianto, curva della pompa. Questa ve la nomino per ragioni varie, perché a volte può capitare che qualcuno dica: ma come funzionano? Secondo me io metto due pompe in serie multistadio, come funzionano? Dovrò considerare ugualmente la curva dell'impianto, la curva e la curva delle pompe o no? Beh, in questo caso, per esempio, vedete una pompa multistadio, avete due pompe che funzionano in serie. Cosa significa? Entra una portata a sinistra, esce la stessa portata sulla destra dopo essere passata attraverso entrambe le pompe. Questo significa che la portata, cioè io avrò una curva della pompa 1, una curva della pompa 2, che funzionano entrambe sulla stessa portata. Il funzionamento delle due curve per ciascuna portata è esattamente la somma delle due curve. Quindi la curva delle pompe in serie è la somma delle singole curve della pompa. E il punto di questo è la curva dell'impianto, che è sempre la stessa, quindi in questo caso la curva dell'impianto è così. Se io vado a intersecare le due pompe separatamente, ottengo un punto qui e un punto qui. Questo punto non è la somma di queste le due intersezioni. Devo mettere tutto il sistema insieme. Questo, quando considero una pompa multistadio, non è un caso che voi affronterete in ogni situazione. Ma ve lo nomino perché
può capitare dire ma le pompe in serie in parallelo come funzionano? Queste sono pompe in serie. C'è un'altra configurazione che io posso adottare in questo proposito, che è quando io metto le due pompe in parallelo. Mettere le due pompe in parallelo però non è esattamente quello che vi ho detto prima, cioè se io ho 2 metri cubi da pompare e ho delle pompe da 500 litri al secondo, ne metto 4. In quel caso io presupponevo di aspirare sempre dallo stesso, se vogliamo anche dalla stessa mandata, però la bando, cioè aspiro dalla stessa condotta, ma non butto tutto nella stessa mandata, come in questo caso qua. Butto l'acqua separatamente secondo quattro strade diverse. Se io invece costruissi un impianto in cui poi ho le due pompe in parallelo, che però poi vanno a confluire nella stessa mandata, quello che succede è che cosa? Qui ho una portata che mi arriva, qui ho un'altra portata che mi arriva, che è quella che era venuta in entrata. Sulle due pompe suddivido la portata, entrambe le pompe hanno in comune la prevalenza però. Quindi in questo caso non si sommano, è la prevalenza che rimane costante, e quindi le curve singole le sommo sull'asse delle ascisse, diciamo, non sull'asse delle ordinate come facevo prima. La curva 1 più 2 è questa curva qua, che va incrociata con la curva dell'impianto in questo modo. E queste due slide che qui vi ho mostrato molto velocemente, ve le sto mostrando solo perché comunque voi dovete sapere, deve suonare qualcosa in testa quando si dice, quando si parla di pompe in serie e pompe in parallelo. Quando ci sono pompe in serie e pompe in parallelo, bisogna andare a ricostruire la curva della pompa complessiva a seconda del funzionamento in serie e in parallelo, e poi andare in seguito a questa operazione a incrociare con la curva dell'impianto. Ok, beh, questo si va nel campo dei rendimenti. L'altra cosa che vi voglio nominare, ma non ho più tempo a finire, oggi ho già capito. Adesso ne parlo e poi magari riprendo. È la parte sulla cavitazione.